Popolo rosso-nero, mi sono messo sulla tazza del cesso, ma oggi realmente perché penso che abbiamo fatto cagare. Non mi è. Sono incazzatissimo per. Cazzo, ma allora, casualmente, Benzinero, c'è un YouTube, vede il Tringa. Che dice senza difesa, senza attacco non si può andare avanti. Ma ci attacchiamo alle assenze, puttana merda, vacca. Ma noi ci attacchiamo alle assenze. Ma figa, ma stavamo giocando contro Masiello, Scamacca, risuscitato dal mondo dei morti destro, Radovanovic. E, no, e noi stiamo qui a parlare delle assenze. Cazzo che stavamo rischiando di fare un'altra brutta figura anche col Genoa. Abbiamo tirato insieme 2 punti con Genoa e Parma, abbiamo fatto risuscitare i morti oggi. Rispetto contro il Parma, ragazzi, adesso ditemi la vostra, però io col Parma. Ho visto una squadra che ha avuto una sfiga immensa, ho visto del bel gioco, ogni momento mi dava la sensazione che potevamo fare gol. Oggi c'era la parte, c'era su quel morto vivente, un fantasma, un morto vivente di Leao che io ve lo dico qui e l'ho sempre detto io, l'ho sempre detto. Se arriva una bella offerta per Leao, io lo vendo. Dai 35 in su io Leao lo vendo perché quel ragazzo lì c'ha il talento perché ogni tanto fa il gran gol, ogni tanto fa la prestazione, ma non c'ha la testa, non c'ha la voglia, non c'ha lo sbattimento. Anche Balotelli c'aveva la tecnica, c'aveva la potenza, c'aveva la dote e poi avete visto che ha già giocato al Monza 30 anni. Ecco. Leao non c'ha lo spirito, non combatte. Cazzo, io per fortuna che non faccio l'allenatore, perché se io facevo l'allenatore già al 70esimo entravo in campo, patabam, che ti tiravo uno schiaffone su quella faccia del cazzo. Ma come fai a giocare? Ma non si vergogna Leao di giocare così? Mannaggia. No, oggi sono veramente, ma veramente, ma veramente amareggiato, amici, perché questa tornata per noi era importantissima, c'erano gli scontri diretti, non puoi, ma non possiamo, Tringa, non puoi, cazzo, non puoi attaccarti alle assenze. Leggiti gli 11 che giocavano in campo del Genoa, leggiamoci gli 11. Se pareggio con la Lazio, se perdo con la Lazio, se perdo contro l'Inter e ho tutte queste assenze, mi appello alle assenze. Ma leggiti la formazione dell'Inter, ma con quella squadra che avevamo in campo oggi dovevamo vincere 3-0 comunque, cioè bisogna mettere i coglioni in campo. Per fare un gol abbiamo dovuto trovare il tiro della domenica di Calabria, il secondo gol è una mucchiata di palla che finisce in aria, poi casualmente gli arriva ai piedi a Kalulu, ma ragazzi, l'avete esaltato, l'abbiamo esaltato prima del tempo, Kalulu, ma l'avete visto in difesa, Kalulu, ma avete visto in marcatura a destro, Kalulu, dai ragazzi, quelle marcature lì le fa in Serie C, figa, quei gol lì li pili in Serie C, è figa. Dai, ma non può giocare una squadra che punta. Allora, a gennaio bisogna assolutamente comprare un difensore centrale. Kalulu, in prospettiva, può anche diventare un grande giocatore. Sono io il primo che l'ho detto. Ma da gennaio in poi bisogna mandarlo in prestito come Colombo, come Maldini. Bisogna mandarlo in prestito a fare esperienza. Non si può fare esperienza sulle spalle del Milan. Cioè, 2 gol c'hai sulla coscienza, Kalulu. La prossima hai fatto il gol del 2-2. Grazie al cazzo, cioè, si è affossato i coglioni. Quando abbiamo fatto l'1-1 sul gol di destra, mi ha affossato i coglioni. Ma lasciamo perdere i 2 gol presi. Ma proprio anche. Le posizioni in marcatura, ma ogni volta che scendevano giù i giocatori del Genoa sulla parte di Kalulu, io avevo paura. Ogni azione sembrava che potevano fare gol. No, 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 no.
abbiamo Musacchio, abbiamo Duarte, sa, domenica col Sassuolo, Kalulu si siede in panchina, guarda la partita, perché no? Cioè, lo so, non se non abbiamo, sto parlando di Rummenigge e Beckenbauer, cazzo, ho capito che è Musacchio e Duarte. Abbiamo provato Kalulu, no, lasciamo perdere, dai, Marcatura è troppo giovane, veramente. Cioè, mi stavo incazzando come un'ape. Però davvero, Leao, Castillejo, che partita di merda. Castillejo, che partita. Ah, ragazzi, mancano 2 partite, rinnovategli il contratto, Calhanoglu, figa. Perché? No, perché davvero, se deve giocare così di merda, rinnovateli. Se il suo problema è il rinnovo di contratto, rinnovatelo, perché non si può giocare così a calcio. Porca troia. Detto questo, Ribiz è un periodo veramente no, ma non come impegno sbattimento davanti alla porta, gli ha stregato, ha fatto un'azione spaventosa e poi dopo gli ha tirato una ciofecata centrale. No, allora, siamo sempre primi, ragazzi, non è che adesso deve cadere la depressione totale di tutti, la tifoseria. Siamo sempre primi. Però, detto questo, ora li abbiamo fatti, adesso l'Inter ci ha già preso un punto, siamo lì a un punto dall'Inter. Abbiamo un finale che adesso dobbiamo, Sassuolo, Lazio, Benevento, Juve, Atalanta, no? Ditemi voi se deve partirmi l'entusiasmo. Cioè, questa vittoria ci serviva come il pane colato. Adesso dobbiamo fare, non vi dico tanto, ma almeno 4 punti con Sassuolo e Lazio, con Chessy squalificato. Adesso giochiamo con Krunic e Tonali, anche Tonali, cioè è ora di svegliarsi, è ora di svegliarsi, Tonali. Ti ho sempre sostenuto, però figa, io la qualità non se ne vede manco un po'. Oggi Chessy si è visto che era stanco. Se devo trovare uno che ha giocato bene, è stato Calabria, mister figa. Io capisco il tuo turnover, ma Theo Hernandez, raga, ditemi, figa, ditemi cosa avete pensato voi. Theo Hernandez va messo in campo a un certo punto, a 20 minuti dalla fine, avrà poi riposato abbastanza in quella cazzo di panca. Ma poi il turnover non l'avrei mai fatto, scusa, mancano 3 partite per andare a riposo. Porca troia, fai turnover, ma chi se ne frega, vai a giocare al Dan. Non spinge manco, non spinge neanche se, ma neanche se gli metti la nocciolina di scrat, figa, corre quella. Ma passiamo dal giorno alla notte, no, già avevamo tutte quelle assenze in difesa, no? Mettiamoci anche Dalot, mettiamoci. Dopo cosa facciamo? Ah, dai, Pioli, figa. Guarda che sei anche tu l'artefice di questo 2-2, ma io domani ti do un altro 5 in pagella. Aspettami domani, ci hai preso 5 ancora in pagella. Detto questo, amarezza a manetta, iscrivetevi al canale, ma oggi, veramente, se lo volete fare, fatelo, se non volete farlo, non frega proprio in cazzo, perché c'è i coglioni che mi cadono per terra, sono demoralizzatissimo. Ma non, perché siamo primi, quindi essere demoralizzato, a inizio stagione avrei firmato per essere primi a questo, sono demoralizzato perché ci tengo troppo, e questa partita era da vincere. Punto e basta. Detto questo, iscrivetevi al mio canale, commentate video, ditemi quello che pensate della partita. E poi niente. Complimenti all'Inter che ha battuto il Napoli. Buon pareggio della Juve contro l'Atalanta, come pensavo. Domani c'è Torino-Roma e non mi aspetto un cazzo da Giampaolo, quindi. Se non è facile, non sarà facile. Non vedo l'ora che arrivino queste 2 partite di Sassuolo e Lazio, ma poi la dirigenza deve buttarsi sul mercato. Ci serve un vice Ibra, e se continuo a sentire che non serve un vice Ibra, adesso mi girano davvero i coglioni. E ci serve un difensore centrale coi controcazzi, perché adesso per 6 settimane manca Gabbia. Speriamo che torni il prima possibile, ma me il Kalulu non lo voglio più vedere in campo. Perché è giovane, deve fare esperienza. E giocare in una squadra dove se fa danno non fa un cazzo.
Esperienza si fa in B, non si fa al Milan, perché noi dobbiamo andare in Champions. Perché se giochiamo una partita ancora, altre partite come questa, in Champions, ce lo dimentichiamo, non ci andiamo mai. Quindi, forza Milan, forza ragazzi, ancora auguri per i 121 anni. E domenica si deve andare a vincere, anche con Krunic in campo. Ciao.